Conciglione è un borgo del Lazio in provincia di Viterbo. Nel suo centro storico vivono 207 abitanti. Conciglione sorge a circa 400 metri sul livello del mare, su dei blocchi tufacei di origine vulcanica. Circondato dai Monti Cimini e a pochi chilometri dal lago di Vico, il borgo sorge al centro della vallata del rio Vicano. Di probabile origine etrusca, poi passata sotto l'influenza romana, Ronciglione sorge attorno all'anno 1000, su antiche rovine, nel periodo che viene definito dell'incastellamento. Il borgo medievale è attraversato dalla variante alta della via Francigena, battuta dai pellegrini fin dal XII secolo. Benvenuti a Ronciglione! Quando parli con dialetto, musicale che esso sia, c'ha l'origine e radice. De Roncio, che è casa mia! Ronciglione ha due volti, quello medievale e l'altro rinascimentale barocco. Il cuore del borgo medievale è la Chiesa della Provvidenza, che sorge a picco sullo sperone tufaceo. La parte rinascimentale, invece, trova il suo centro nel Duomo. La chiesa, con la sua imponenza e la sua ricchezza, è il simbolo dell'epoca d'oro di Ronciglione, che coincide con il periodo farnesiano. La chiesa barocca del Santissimo Rosario viene edificata nel XVII secolo. All'interno ospita, oltre alle reliquie di San Fausto, anche due angeli di scuola berniniana, uno probabilmente realizzato da Paolo, figlio del famoso Gian Lorenzo. A Ronciglione ogni anno si tiene il palio di San Bartolomeo. Per il paese il palio significa tutto, è la storia dei nostri nonni, dei nostri avi che si è tramandata, è l'amore che si trasmette dalla famiglia e comprende anche il cavallo. A pochi chilometri da Ronciglione sorge Sant'Eusebio, il più antico santuario della via Francigena. La chiesa ha una struttura a tre navate in stile romanico. Io sono l'architetto che questa chiesa ha restaurato. Questo posto per me è molto speciale perché questi muri trasudano un'esperienza profonda di spiritualità che meritava di essere tolta dall'oblio, perché questa chiesa era completamente diroccata. C'erano gli alberi dentro, pensa. La mia famiglia è da tre generazioni che fanno acciole. Principalmente noi coltiviamo la tonda gentile romana, che è vocata per questo territorio. Perché la caratteristica del terreno, dell'altitudine, fa sì che si sviluppa benissimo questa cultivar. Il futuro di questo lavoro è bello e ci sarà sempre, perché ci sono tante possibilità di crescita. La domanda per la nocciola è sproporzionata. In tutto il mondo ricercano la nostra nocciola, la tonda gentile romana.